Oh, eccoci pronti per la seconda parte di cordiali saluti. È volata via questa prima mezz'ora, altri 25 minuti a disposizione. Cercheremo non di accelerare, per carità, ma di utilizzarli al meglio. C'era un punto di domanda prima di andare in pubblicità. È il ruolo dell'opposizione che critica, critica, ma è un ruolo oppure c'è qualcosa davvero di vero? Visto che lei, no, come dire, Jalacqua si è posto, ha spiegato stasera la sua posizione rispetto all'azione amministrativa. Jalacqua. No, io devo rendere atto a 3-4 consiglieri di opposizione di fare un lavoro senza ovviamente sminuire gli altri, un lavoro più simile a quello che faccio io di documentazione. È chiaro che partendo da presupposti anche di visione politica diversa, le conclusioni in aula sono completamente differenti. Io però apprezzo le persone che studiano e argomentano. A volte però, ecco, sembra di sentire un po' un disco rotto e soprattutto noto comunque questo è un dibattito che riguarda un poco tutti. Il dibattito non va al cuore dei problemi. Ora, gli enti locali hanno in questo momento vivono in questo momento una crisi fortissima. Spiegandola molto brevemente, noi per anni, è uscito recentemente uno studio dell'Istat proprio sui bilanci di consuntivo del 2012. Ora, per anni noi abbiamo vissuto, soprattutto qui in Sicilia, su trasferimenti di denaro che venivano da Roma e da Palermo, dallo Stato e dalla regione. Questi trasferimenti si sono fortemente ridotti, cosa che è avvenuta anche in altre parti d'Italia. Ci siamo ritrovati con degli enti comunali che hanno un numero spropositato di impiegati, quindi mediamente qui in Sicilia abbiamo comuni in cui il 35-40% delle risorse comunali sono impegnate per pagare gli impiegati. E questo è un capitolo che non voglio aprire perché poi bisognerebbe essere molto cauti, non si vuole insultare nessuno né sminuire il lavoro di questa gente, però indubbiamente noi abbiamo piante organiche eccessivamente lontane rispetto agli standard nazionali. E abbiamo una forte evasione fiscale, sulla fiscalità anche locale, e non abbiamo individuato fonti alternative di finanziamento. Per le nostre, quindi in pratica noi non siamo emancipati, diciamo così, economicamente come ente. Il bilancio di Ragusa, che può essere attaccato o difeso, paradossalmente oggi ci troviamo con una maggioranza che diciamo così, difende un bilancio che non è di fatto suo perché è stato impostato negli anni precedenti, è delle opposizioni che attaccano un bilancio che di fatto è frutto di impostazioni precedenti, cioè di quando molti di loro erano al governo della città. Insomma, questo bilancio quest'anno viene detto a tutti che c'è un avanzo di 13 milioni. Però attenzione, senza entrare in quel discorso che faceva forse con un difetto di comunicazione Martorana, noi abbiamo somme rimaste da riscuotere 96 milioni e 7, somme rimaste da pagare 96 milioni e mezzo, cioè su un bilancio di circa 140 milioni, attenzione, c'è molto poco da scialare. Questi 13 milioni di avanzo per 6 milioni e 7 sono stati vincolati sui fondi per IBLA perché erano stati svincolati dal commissario precedentemente e bisogna fare quest'operazione. Poi abbiamo altri vincoli, ne restano 4 milioni e mezzo, ma lì sappiamo che c'è anche un grosso debito fuori bilancio che potrebbe piovere sul comune relativo a molti anni indietro. Cioè la situazione economica è questa. Questo ragionamento per dire qualcosa, E certo, per che cosa? dire che in pratica qui o ci rimbocchiamo tutti quanti e cerchiamo di superare un pochettino questa contrapposizione un poco sterile e vediamo di disegnare un futuro delle economie comunali più diversificato. Su alcune cose secondo me dovremmo essere tutti d'accordo. Il recupero dell'evasione fiscale non è possibile a questo punto che poi Tares, IMU o altre cose la paghino coloro che sono messi in regola e tanti altri no, e questo non si può più concedere. Su alcune spese improduttive bisogna fare dei tagli, bisogna razionalizzare i servizi e quindi puntare sui servizi realmente strategici e poi fare una buona programmazione. Lei parlava prima di ambiente, lì c'è il PAES, in pratica il patto dei sindaci per il futuro, diciamo, ambientale di questa città, quella sarà un'occasione per poter in qualche modo opzionare i fondi europei importantissimi. Insomma, se noi non ci muoviamo su queste direttive, ma lo dice anche il Quotidiano di Sicilia in questi ultimi giorni, che è la testata economica più importante che abbiamo in Sicilia, credo sia anche la terza come testata quotidiana. Insomma, se noi non ci mettiamo d'accordo su linee strategiche che sono comuni, qui obiettivamente io non so di che cosa andiamo a parlare, su che cosa ci scontriamo.
Migliore, allora, su questa questione, ma poi passiamo a sì, un'altra non questione. sono d'accordo su una cosa, quella che facciamo mera contrapposizione, perché non è così. Non è così perché io ho votato personalmente degli atti in consiglio che ho ritenuto buoni, e Carmelo lo ricorderà. E quindi se la contrapposizione sono le interrogazioni, le cose che non vanno, voglio dire, poi purtroppo sul carattere e l'irruenza di alcuni, Carmelo, credo sia una questione di carattere e di educazione, perché io e il professor Jalacqua possiamo parlare per 10 ore consecutive, però di sicuro non ci insultiamo, quindi questa è una prerogativa non nostra. Il difetto di comunicazione dell'assessore Martorana non è da poco. Perché l'assessore Martorana è andata a dire, noi ancora il bilancio di previsione ovviamente non è che ce l'abbiamo, quindi non possiamo parlare, abbiamo il consuntivo, ancora deve essere esaminato in commissione. L'assessore Martorana ha però detto in conferenza stampa che ci sono 13 milioni di euro di avanzo di amministrazione e che hanno vincolato 6 milioni e rotti della sì. legge su Ibra, quando questi erano stati invece vincolati dal commissario. No, erano stati vincolati dal commissario, tant'è che io in aula portai il parere del revisore dei conti, se tu ricordi, del consuntivo 2012 e la relazione del passaggio di consegne che il commissario fece a sindaco Piccitto, dove c'erano 10 milioni di avanzo di amministrazione, di cui 6 milioni e mezzo, ora non ricordo quanti, vincolati sulla legge su Ibla. Quindi il difetto di comunicazione deriva evidentemente da quello che loro vogliono comunicare, dal messaggio che vogliono fare arrivare. Io non metto in dubbio che oggi la crisi finanziaria, economica, anche sugli enti pubblici sia difficile. E però è chiaro che se non faccio una politica programmata punto e virgola, l'evasione fiscale, benissimo, qual è la politica dell'evasione fiscale? Non ce n'è. Il taglio della spesa pubblica, benissimo, qual è la politica del taglio della spesa pubblica che proponete? Non ne vediamo. Per converso, se io sono ridotta alla fame, beh, è chiaro, io per dire ente comune, è chiaro che non spendo 300.000 euro di spettacoli però fra Natale e l'estate, faccio delle priorità. Ecco, come fossi a casa mia, no? Se io devo pagare le tasse universitarie a mio figlio, e pazienza, questo mese non vado dal parrucchiere, non mi compro, che ne so, faccio un esempio da mamma. Queste politiche che sono fondamentali, lì lui ha ragione, e che dovrebbero andare a toccare la visione strategica, noi non le vediamo. Noi vediamo un'approssimazione di giorno in giorno con delle soluzioni che a volte sono un po' così. Non so se adesso tocca a Carmelo. Facciamo fare una battuta per chiudere.